La caserma dei Vigili del Fuoco verrà costruita in un'area ubicata nella zona industriale in località Mezzaniello. Con queste parole il sindaco di Sala Consilina Gaetano Ferrari intende fare chiarezza sulla vicenda della costruzione della nuova caserma. Il primo cittadino ha risposto anche alle accuse di inerzia mosse nei confronti della sua amministrazione da parte dei proprietari dell'immobile dove è attualmente ubicata la caserma. Non c'è alcuna inerzia perché il contenzioso, ha spiegato Ferrari, che poi è sfociato nello sfratto, è tra i proprietari dell'edificio e del Ministero dell'Interno. Le condizioni della struttura non sono tali da consentire la permanenza del corpo al suo interno. L'individuazione della nuova area in cui verrà costruito il nuovo distaccamento, ha precisato Ferrari, è già stata fatta nella seconda metà degli anni 90. La fase progettuale è stata compiuta dall'ufficio tecnico che ha già inviato al Ministero dell'Interno l'elaborato grafico. Progetto che ha poi subito delle modifiche su indicazione del Ministero e lo scorso 23 dicembre è arrivato l'ok. Ora manca solo il nulla osta ministeriale, conclude Ferrari, abbiamo avuto la garanzia dell'impegno del prefetto di Salerno per poter chiudere in tempi brevi la fase burocratica. La caserma verrà costruita attraverso lo strumento del leasing finanziario, strumento già utilizzato per la costruzione della nuova caserma della Compagnia dei Carabinieri che una volta aperto il cantiere è stata costruita nel giro di un anno. Ferrari ha detto a chiare lettere quindi che non ci sarà alcuna marcia indietro e pertanto la nuova caserma si farà. D'altra parte ognuno è libero di scegliere ciò che vuole, non c'è alcun vincolo che obbliga a restare nell'attuale edificio, essendo in atto tra l'altro anche una procedura di sfratto. La scelta è caduta su un'area della zona industriale per due motivi, primo perché l'edificio sarà ubicato nei pressi dell'autostrada e poi perché la presenza dei vigili del fuoco nella zona industriale garantirà un presidio della stessa 24 ore su 24. Tra le ipotesi avanzate c'è anche quella di aumentare il numero dei caschi rossi fino a 50 unità, ciò farebbe diventare il distaccamento anche il centro comprensoriale di protezione civile.